Per quanto riguarda le abitudini alimentari della popolazione toscana, sempre più si tende a differire alla cena il pasto principale della giornata e a mangiare fuori casa a pranzo. Questo probabilmente per adattarsi ai nuovi ritmi lavorativi attuali. Le abitudini alimentari dei toscani si caratterizzano per un maggior consumo di carni, ma anche di ortaggi e verdure rispetto alla popolazione italiana. Tuttavia, in Italia, così come in Toscana, siamo sempre molto lontani dal raggiungere le raccomandazioni per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura, che ci dicono di consumarne almeno 5 porzioni al giorno. Esistono anche altre differenze tra la popolazione toscana e italiana. In particolare in Toscana si consuma meno salumi, meno snack salati e meno dolci, ma anche purtroppo meno pesce. Altre differenze è possibile osservarle andando a confrontare i due generi. Le donne tendono a consumare maggiormente frutta, verdura, ortaggi e latte, mentre gli uomini hanno un'alimentazione più ricca, di salumi, carni, pane, pasta, e riso. Le donne quindi sembrano avere un pattern alimentare più attento. Nel campo della corretta alimentazione, l'Agenzia Regionale di Sanità con la Regione Toscana ha coordinato un gruppo di ricercatori che alcuni anni fa ha elaborato la piramide alimentare toscana. La piramide alimentare toscana rappresenta la raffigurazione di quelle che dovrebbero essere le corrette proporzioni di alimenti da assumere. Alla base troviamo gli alimenti da assumere più frequentemente, rappresentati da frutta, verdure, ortaggi e via via che si sale quelli da assumere più raramente. Per arrivare all'apice in cui sono rappresentati i salumi, i dolci e la carne rossa. Una delle caratteristiche della piramide alimentare toscana è che vengono rappresentati 70 prodotti, di cui 65 sono prodotti tipici toscani, per cui ritroveremo ad esempio varietà di frutta e di verdura che vengono tipicamente coltivate nei nostri territori. Pertanto il messaggio che trasmette la PAT è quello di dare delle indicazioni semplici su come alimentarsi correttamente, di favorire la filiera corta, quindi per arrivare a consumare prodotti più freschi sulla nostra tavola, e questo ci consente anche di avere un vantaggio per quanto riguarda le emissioni ambientali, che vengono ridotte in quanto sono ridotti i trasporti dei prodotti alimentari. Infine, un ultimo sguardo alle abitudini alimentari dei bambini. Secondo l'indagine Occhio alla Salute, anche i bambini sono molto lontani dal seguire le raccomandazioni per la corretta alimentazione per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura. E inoltre, poco più di un bambino su tre consuma almeno una volta al giorno bibite zuccherate e gassate. Tuttavia, il 65%, una percentuale leggermente superiore rispetto al valore italiano, ha dichiarato di consumare una colazione qualitativamente adeguata.